Buongiorno, sono Karen Thomas, la pittrice di questo quadro. Questo è uno degli ultimi quadri che ho fatto chiaramente sotto l'impressione che sentiamo tutti quanti noi in questo momento. È un quadro però che oltre di essere un'opera d'arte deve essere anche un aiuto a chi adesso sente la pesantezza di tutte le notizie dell'epoca che stiamo vivendo. Noi artisti non abbiamo tanti mezzi per aiutare, non siamo medici, non siamo scrittori che hanno la parola che arriva subito, abbiamo i colori. Di questi colori ho fatto qui un uso in modo che chi guarda dovrebbe stare un po' meglio dopo di aver guardato il quadro. Si chiama Paura, Speranza, Gioia di Vivere. Tutti questi colori rappresentano lo scuro che non è nero, ma un nero caldo da dove è la paura, chiaramente, da dove nasce la speranza che noi siamo vicini a questa crisi, da dove possiamo anche riemergere come esseri umani migliori che abbiamo riflettuto verso la luce che ci ridà tutta la luce su tutta la natura, non solo su esseri umani, ma l'ambiente, il cielo, e qui è veramente la luce che è stato sempre da me dipinto in tanti quadri, da tanti anni. In questa occasione l'ho messo, occasione artistica, ho fatto una ricerca artistica di mettere insieme la paura e la gioia di vivere grazie alla luce che entra nelle nostre vite. Adesso voglio dire due parole perché ho scelto una cornice che non conoscete da me. Amo i quadri senza cornice, pulito, senza niente. Qui ho messo una cornice che rappresenta la preziosità della vita. È in oro, è lavorato a mano e è abbastanza largo e non sta imprigionando l'opera d'arte, come io l'ho detto a volte, ma sta dando una marcia in più, un valore in più. E questo, la preziosità della vita, di accorgersene quanto è bella la vita, in un piccolo quadro di un artista che voleva dare il suo contributo alla situazione attuale. Vi saluto. Ciao.